potesse intralciare i piani di costei che aveva previsto da millenni e che ora era decisa a riacquistare con tutta la sua forza e potenza. Eccoci arrivati, mio Dio, c'è una scalinata enorme, mamma mia, ci abbiamo camminato. E poi, wow, è meraviglioso. Hai visto che castello? Guarda che porta, bellissimo. C'è una guardia. Mi scusi, Sinta, io c'è la principessa che mi deve ricevere. Come? Come ho detto bene? Ma c'è anche il mio viaggiatore, quello che mi ha aiutato ad arrivare qua. Ah, vuole ricevere solo me. D'accordo. Allora andrò solo io. Mi dispiace. La principessa vuole ricevere solo me. Non lo so. Comunque glielo chiederò e poi te lo dirò. Non mi restare male, per favore. Non avevo previsto questo. Vado. Wow. Che stanza meravigliosa. Ok, grazie. Aspetto qua. Emozionata di essere ricevuta dalla principessa. Non ci credo ancora di essere qua. È una meraviglia. È bellissimo. Un po' di acqua, sì, grazie, grazie. Credisci un dolcetto? Come hai già mangiato? Dove? Non mi dire. Prego. Non mi dire quello che è fuori là che ti aspetta. Non dovevi farlo venire qua. Sì, ma non dovevi. Quella è una persona pericolosa. Io so che riuscirai, perché tu sei l'eletta, sei quella che è stata mandata qui
conoscenti e poi potrai tornare a casa una volta che avrai messo fine a questa guerra che c'è tra noi. Il bosco è pieno di insidi, stare attenta a dove metti i piedi, tutti quei rumori la sera possono essere maledizioni mandate da questa strega. È una strega molto cattiva che ce l'ha con me, che vuole distruggere il mio regno. Lo capisci? Aiutaci, ti prego. Vuole distruggere il nostro regno. È arrivata. Viaggia per millenni per consumare interi popoli. Li consuma priva di tutte le terre e di tutte le risorse possibili e poi se ne va in cerca di altre terre da conquistare. E noi siamo quelli, purtroppo pagheremo il prezzo. Mio Dio, mi dispiace molto di sentire queste storie, però prometto che mi aiuterà. Aiuterà a salvare il vostro regno. Posso averne un'altra? Sono così buone. Grazie. Comunque io vi prometto che combatterò fino alla fine. Che pericoli dovrei correre? Mi ha detto che sono in pericolo anch'io, per cosa? Io veramente non capisco. È una cosa che non mi può dire. Perché ne sarai profondamente amareggiata. Dice che se me lo dice non riuscirò a proseguire con il mio obiettivo. È così. E allora dovrò andare incontro al mio destino. E non saprò cosa andare incontro. Vieni a mangiare, bere, perché so già che il cammino sarà lungo, ma non ha una mappa, niente, niente. Devo seguire le tenebre, lì dovrò andare dal lato opposto del sole. Mi stai dicendo che dovrò tornare indietro a rifare tutta quella strada in mezzo al bosco con tutte quelle insidie? Come? Devo evitare chi? Chi è che devo evitare? Non mi può dire così. Lui è contro di me, perché? Dimmi, mi dica quello che sa. Io devo sapere. Chi è contro di me? Chi? La questione è che io non posso dirti niente. Ti ho già detto anche troppo. Se vado a dire qualcos'altro, la tua vita rimarrà sconvolta. È una cosa che non hai idea tu. Sì, ti sta già accadendo. Vedo nei tuoi occhi come sono diventati vuoti e stanchi, ma non demordere, devi essere forte per quello che arriverà dopo, lo devi essere per te stesso.
solo se Liletta, che potrà portare via pace a Fiusilandia, porterà la pace per sempre, perché sconfiggeremo questa persona. E quello che dovrai fare è agire col cuore. Seguire le tenebre, ok? Allora farò come dice. Farò come dice lei. Di sicuro sì. Grazie, principessa, grazie. Non la deluderò. Rimarrò fedele alle sue parole. Cercherò di risolvere questa situazione. Ragione che